raga, si va a convivere. Mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Oh, stiamo arrivando alle... quante ne mancano? 5.000? Circa 5.000 iscritti per arrivare ai 900.000. Manchi ormai... solo tu. Sono contenta, poi insomma, che mi manca solo un giorno per rivederlo. Perché a Padova lei? È di Padova, no? Lei. Lui è di Padova? Padova. Spaghetti a Padova. Ci sarà qualcuno di Padova? E cosa ci fa? No, ma neanche lui è di Padova. E che è andato a fare a Padova? Ma cos'è sta roba? Però ho detto, io dalla prima puntata si capiva che è diventato meno reality e più costruito. One Thrill scene. Madonna, ma è proprio... Ma cosa sta succedendo? E poi si corrono... Incontro. Incontro e... E c'è il bacio. Sembra veramente quei film di Hallmark. Hai presente? Andate là e vi abbracciate e vi guardate un po' negli occhi. Ma qua siamo ai livelli di 100 vetrine. Chesapeake Shore. Chesapeake Shore. Che bello. Chesapeake Shore. Capolavoro. Ma possiamo mettergli anche delle scarpe a lui? Ma perché sta durando così tanto sto pezzo? Ma vedo i suoi pollici da due puntate. Vabbè, ma questo... Ma è troppo lungo. Questa canzone, cioè, dimmi se questa canzone non è da scena così. Per Gennaro e Simona è una nuova giornata di sole e mare. Madonna, Hitchcock dietro. Questo non è tanto un cameo, però è proprio palese che ci sia. Ma quale, raga? Ho fatto la cavolata. Stamattina mi sono fatto la barba e adesso col sale mi incrocio l'occhio. Adesso anch'io quando mi faccio la barba. Oggi si è svegliata simpatica? Ho pensato alle parole che mi ha detto Nada. È vero, c'era stato il confronto. Sì, c'era stato un po' di cazziatona. Ci sta provando lei. Sto cercando di limitare i miei silenzi e divertirmi un po' di più. Oh, dai, ci siamo allora. È lui subito che deve rovinare tutto, che la deve toccare. Si è parlato un pochino di più, magari anche di frivolezze, ma si è parlato. Bene, 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 bene. Puoi anche prenderla che sei in vacanza, ti fai una vacanza. Ma devi prenderla così in primis, poi quel che succede, succede. A te un soprannome non te l'hanno mai dato? Quelli decenti, non ho detto roba strana. Non si può dire. Come non si può dire? Cos'era sto... Cos'era sto voglioso di... Volevo dire interessante, curioso. Si sta puntando le domande. Ma subito cos'è? Perché senza preavviso? Madonna, Fava. Un po' meno, Fava, ma avverti. Ero distratto. È già arrivato. Fava! Nel momento in cui ho tutte le informazioni su che cosa piace all'altra persona, so come e dove intervenire. Diciamo che è un po' troppo costruito e non naturale. È un po' too much. Ha le domande che vuole fare a lei segnate sul cellulare, ma mi davvero? Sa. Ma davvero? Ma per quello che l'altra volta ti dicevo, secondo me lui, qualsiasi altra persona ci fosse stata, si sarebbe comportato nella stessa maniera. Se tu dall'esterno dovessi descrivere Gennaro, come lo descriveresti? Ma se le segnate veramente sul cellulare? Questa è l'espressione. Quando ti dice che ha un ritardo. Ti sbagliava, ero sempre io. No, al lavoro. Invece di dire una la c***a, è diventata la generata. Belle cose da dire comunque per provarci con uno. Io ho capito di aver detto una cazzata. Una generata. Io piano piano sto iniziando a capire i suoi silenzi. I suoi silenzi. Sono sbagliati sotto un certo punto di vista, ma gli capisco. Stranamente Mattia ride. Basta Mattia. Ti piace cucinare? Sì, mi piace i panini però. Ah, ok. Ti piace cucinare? No, vabbè, panini. Cioè, se dici serata sushi, sì, ci sono. Sì, no, senza non problemi. Ci sono perché voglio andare solo in quello che piace a me. Non avevamo dubbi. C'è il tuo ristorante di sushi? Sì, che tra l'altro ha chiuso per non i geni. Vabbè, allora era buono. E so anche qual è. Ma qua non era dove eravamo noi. Sta per diventare una realtà. Non ci credo! Sto male!
ma noi abbiamo vissuto due anni qua. Te l'ho detto. Dove sono venuti? Sì, dove sei indottate con lui la prima volta. Certo. E c'è anche la porta verde. Raga, questa è casa nostra. Noi abitavamo qua, qua sopra. Cioè abbiamo vissuto in tre appartamenti. Tutti. Sì, li abbiamo fatti tutti. E lì davanti, raga, c'è poco più avanti, c'è il cinese che abbiamo mangiato io e Matt, che malissimo perché sì. Abbiamo preso la pizza lì. Prima quando hanno fatto la scena ho detto, sì, ma infatti ho detto ma questa mi sembra di casa visto. Di Milano. L'inizio convivenza è arrivato, immaginato spesso già i giorni prima del matrimonio di avere una persona al mio fianco anche nella vita di casa. Aspetta, io vorrei capire però, lui vive qua veramente o è solo per fare queste scene? No, credo sia casa sua. Sono in vendita quella adesso, Ho preso un regalo. Che regalo? È un welcome kit. Ma che carino. Questa adesso me la metto subito. Proviamola. Ma lui vive qua veramente? Mi sa di sì. Ma si può adesso io non ci comprare. Le chiavi, no? Matteo dà le chiavi di casa sua a Irene. Così, bam, nella scatola di benvenuto. Vabbè, ma per forza, cioè, se lui esce, lei non può entrare in casa, deve aspettare. Vabbè. E la casa, nei rapporti, nell'esperimento delle coppie, è una cosa molto importante. Abis è sempre meglio comunque. Finiamo questa stagione, lui ha 18 anni. Ringiovanisce ogni indietro. Ora. Gennaro e Simona ceneranno in un accampamento beduino. Loro non sono ancora tornati. Ceneranno in un accampamento beduino. Madonna, se la vende. Che è lei che vende lui, secondo me, comunque. Ma loro vivono qui? Loro vivono qui. Che piada enorme. Gennaro è pronto a scattare l'istantanea del momento più romantico di questa luna di miele. C'è niente di romantico secondo me. No. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù, ma... Vabbè. Questo bel tramonto non me l'aspettavo proprio. Traliccio. Cioè bello, però c'è un traliccio in mezzo. Ma non c'è nulla, raga, boh. È bel deserto. Cioè, mi sembra ma non è neanche il deserto di sabbia. È brutto così. Posso dire cosa sembra senza che nessuno si offenda? Perché si dovrebbe offendere? Ah, mi sembrano determinati posti dove si va a buttare in immondizia abusivo. Ah, beh. Nessuno si offende. Capito. Anche perché penso che i beduini non vedranno mai questo video, quindi. Guardami. Tu metti la stessa scena con un'altra musica, può sembrare gioioso. Ma che è sto dramma? Vero. Ma lo senti il dramma? Questa è la musica che preannuncia un omicidio. No, è la musica che ti fa capire lei cosa sta provando. Dolore. Atroce. Secondo me. Anche perché se lui si gira così. Sempre in imbarazzo, sai. Con me sempre in imbarazzo. Lei la cancella. Cancella, ti prego. No. No, la cancella. Allora, è un c***o di deserto. Non c'è un c***o. Ma togliete sto traliccio. Ma andate a farla dopo il traliccio. Cioè. Ma veramente cagare. Cioè, è veramente inguardabile. Dai, raga, scusate, è orribile. No, sembra veramente Volvera. Qui ci sono due capanne che non stanno neanche in piedi. È davvero brutto. Dai, possiamo dirlo. Scusatemi. Cosa accade? Non lo so, forse se ne va. Lui sta contemplando il nulla. Lascialo lì. Dai, c***o. Cosa fai? Tira una pietra. Attenzione. Il beduino. Ho provato, lei proprio neanche il tempo di avvicinarmi, cioè. No, poi già sono giù dalla collina. Sta piangendo? Non capisco. Ma dice sta pazzesco. Lei come sta messa stasera? Cosa sta succedendo? Ma che noia, quanto dobbiamo stare lì a guardare un tramonto di merda, ma scusa. No, ma ho capito, in teoria dovrebbero mangiare poi qua. Vabbè, ma non penso che mangino lì davanti a un traliccio, ci sarà un tavolino da qualche parte. Magari lei sta andando solo in bagno. Mamma mia. In modalità silenzio. Ma lei è andata. E lui Quando provò ad organizzarle una cena romantica. Ma veniamo al succo qui. Non andò benissimo. Ma ora che sa che Giulia ama il sushi, Mattia decide di stupirla con effetti speciali. Farò cagare addosso? Adesso Giulia si innamora dello chef. Guarda che bel modo di fare un soffritto. La cosa incredibile è che se lui non facesse tutta sta roba qua, è uguale. Cioè non è che questo apporta della miglioria al cibo, perché la mossa fondamentale è che lui versa sulla piastra. Come tutti i barman, il lancio della bottiglia, non serve, paghi lo show anche, il shaker alive, apprezzi fine. La bravura nel usare gli attrezzi, sì, del mestiere. Ma potevo farlo anch'io, cioè versavo la ciotola nel basso. Non saresti riuscito a farlo così. Sei contento di tornare a casa domani? Sì, raga, lo so che si chiama show cooking. Stavo scherzando, ma sempre! No! Non ti hanno detto niente. Dobbiamo spiegare. Ascolta, io faccio come Simone adesso. Senza dire niente. Ah, Simona, dicevo, chi è Simone?
Cosa fa con la pianta? Si vede la pianta che si muove, ma non si vede che c'è lui. Eccolo. No, beh, non parla. Stai pisciando. No. Questa settimana è stato veramente un mix di emozioni, di pensieri. Le emozioni poi lì sono amplificate, ricordiamolo. Ma non lo so, perché se fossero amplificate sarebbe uscito qualcosa. Qua no, cioè, proprio manca anche l'amplificatore. La base. Dobbiamo realizzare che è andata come così così. Cioè, ci siamo divertiti, però più o meno. Parli come se fosse andata malissimo. È andata malissimo. Cioè, vorrei sapere la sua scala del... Del bene e male, esatto, delle situazioni, perché qui... Le mie aspettative erano di trovare una persona con cui... Parlare, dirsi qualcosa. Si potesse creare un qualcosa. Creare un qualcosa. Toccarsi. Tante volte non riesco a inquadrarla, mettiamola così, a 20 personalità, non ha nessun senso. Non ha nessun senso! Vabbè, c'ha ragione. Vabbè. Meraviglioso! Il problema è che non sai come rapportarti, perché ti dice una volta una cosa, una volta te ne dice un'altra che è l'esatto opposto, esatto, di quella che ti ha detto un minuto prima. Quindi è come se tu non la conoscessi mai, non riesci a conoscere. Non sai veramente come giustarti. È vero. Qual è una cosa proprio che non ti è piaciuta di me? Certe volte prendertela troppo per delle piccole cose. Ti rifaccio la stessa domanda? Te l'ho già detto un miliardo di volte. Quindi il problema sono le battute? Solo quello? Sì, ride da solo ogni tanto, così, però non mi pare. Ride un po' troppo, ma sulle battute non ha detto niente di male. Anzi, anche perché lui le battute le fa sempre per stemperare delle situazioni, esatto, che si creano. Che... Non è un problema che fa le battute, il problema è che deve fare le battute per riempire. Esatto. Perché non c'è niente. Per la situazione che si crea. Oggi mi ha detto, ma sì, mi vado a fare un ciuffo in mare. Il ciuffo in mare, raga. Io mi ciuffo lì dentro adesso. Non ce la posso fare. A me fa ridere. Ah, ma è una battuta che gli ha fatto lui? Insomma. Ma secondo me non era una battuta, cioè era per parlare. Quando sbagli le parole volutamente, ogni tanto lo fai. Cioè, non è che devi ridere per forza. Poi provi a prenderla anche con... Mica sei proprio un coglione. Ma infatti... Cioè, scherzaci con lui, Sciallo, infatti. Cioè, lei si offende proprio. No, non si offende. Si scazza. Gli dà fastidio. Cioè, gli dà fastidio. Fa tipo... no, sì, ma che dici? Le dà fastidio. L'atteggiamento di Giulia ha messo all'angolo Mattia. Qualunque cosa avesse fatto Mattia sarebbe stata la cosa sbagliata. Esatto, risulta comunque ai suoi occhi sempre ridicolo e irritante. Questo tirarsi indietro di Giulia non ha fatto altro che far allontanare ancora di più Mattia. Lei non si rende conto comunque di tutte le cose che fa, secondo me. No, ma io continuo a dire, perché alla quinta puntata mi sto ancora domandando, uno, lei sapeva che andava a sposarsi? Perché se mi dici io la convivenza no, come nell'ultima puntata, io il contatto fisico no, io quello no, io quello no, ho sentito solo dei no. Cioè tutte quelle cose che non c'è niente di proprio dovrebbero di essere nel sì, che dovrebbero essere sì per fare un matrimonio. Ma secondo, non vorrei capire che tipo di uomo si aspettava. Io perché vorrei anche vedere gli esperti che il cabinotto che la porta in giro e la esibisce. Cioè non capisco. Ma anche non lo quello, sa nemmeno secondo lei me. Secondo me che cosa vuole. Qua ci vogliono gli esperti appena tornano, perché devono andare a fondo a questa cosa. Matteo e Irene stanno per consumare la loro prima cenetta romantica in casa. Ci siamo, questo è il momento del cavolo, raga, mi sa. Quindi perché gli sei? Questo suo entusiasmo che diceva parole, questa emozione sua di essere qui con me, non l'avevo notata. Mi sentivo come un coglione così. Stiva solo. E lui si è messo lì a cucinare tutto e lei si è seduta a farsi sì, i cazzi suoi senza calcolare. Si è isolato. Vabbè, non è che devono stare 24 su 24 insieme. Ma credo che sia per il fatto che lei evidentemente non si sia minimamente preoccupata del fatto che lui avesse fatto un passiccio. No, scusa. Lei chiede scusa. Intanto una mosca si posa sul cavolo. Era la prima cena insieme a casa. Lui si aspettava. Era un momento più, speciale per lei... lui. Ma questa è una cosa che lei ha detto che deve cambiare. Già che chiede scusa. Non lo so, mi ha un po' indispettito il fatto che comunque, cioè, secondo me a inizio cena fosse qui fisicamente, ma poi con la testa non lo era. Scusami. Ma non è. No. Ma ancora, ma basta! Sì, basta, dai, boh, scusa, mangiamo. Accetta tu le scuse invece di dire non è niente. Ci sei rimasto di merda, appunto. Scusami. Ah, sì, ma ci mancherebbe. No, non è vero che ci mancherebbe. Vedi che già lo conosce lei comunque. Comunque adesso, secondo me, doveva ficcargli la lingua in bocca. Questi sono quei momenti che possono scaturire dell'erotismo non preventivato. Ho avuto un attimo così, che ero qua in difficoltà, mi cade il cavolo così, eri lì così, svaccata così, dico, boh, mi... Così, svaccata così. Era stata tutta la giornata a pensare, a organizzare alla cosa e magari io ero particolarmente distratta, insomma, da questioni lavorative. Io sono lei. Palese. Meno male che te lo dici da solo. Infatti dico, boh, nel senso, mi sembrava una roba... Appunto, ok,
ok? Non ha senso, boh. Sì, ma basta però, ti ha chiesto scusa, non portarla avanti ancora 2 ore e mezza. Questo basta, dai. Dicendo poi che non è vero, non sei tu il problema. Sì, vabbè, ha sbagliato, boh, basta. Per quello che ti dico che a volte la devi chiudere con un po' di erotismo buttato lì. In effetti non hai detto una cazzata. Hai ragione. Buttare tutto per terra, prenderla con forza, lei poteva baciarlo con vigore. Hai già fatto tutto... Nella mia post carriera YouTube scriverò... Scene erotiche. Romanzi rosa. Francesca gli sfiorò il viso, mentre lo guardava con ardore, gli fissava le labbra. Stringeva il suo seno, i capelli. No, non posso andare. Madonna, no! Non yeah. Sono rosa, sono fucsia questi domani. Sono tutti uguali. Madonna. Ed è come se avessi visto poi lui. Ecco, lo sapevo. Cioè, come se lui avesse il dubbio di questa situazione. Ed è proprio così, Irene. Ed è proprio quello che è successo. Dai, mangiamo. Dai. Già è venuta la merda. Ne parliamo mentre mangiamo, possiamo parlare mentre mangiamo. Adesso noi li pigliamo un po' per il giro, no? Cioè ci scherziamo su. Ma non ditemi che a casa con all'interno delle vostre coppie, fidanzati, non avete le stesse discussioni. Infatti no? Questo me lo rende molto reale. Infatti. Una dinamica che ci sta questa. Non trovo che sia noioso, perché è una dinamica che sicuramente... Non è forzata questa litigata. No, è vero. Anche perché sono cose che si sapevano già da prima, che sono uscite fuori. Scusami. Ma mi dispiace. Ma basta però! Sta un po' esagerando. Sì, dai. A ritirare se scuse le... Scusa, non hai sbagliato niente. Lui fottutamente in pandan con il cuscino. Un professionista. Va bene così, insomma. Spaghetti a cavolo. Ora fanno quello che hai detto. Ho preso spunto per... dalle cose che mi ha detto Favretto. Ho preso spunto per una domanda. Addirittura hai preso spunto. Sì, non be... Aia. Guarda che lei ha ragione. Poi è complessa sta domanda, cioè, ma non puoi ricordartela. Ma no, vabbè, ma dai, ma sai cosa devi dire, no? Ma, oh, ma non sai che lo devi dire, tanto lei sta sempre zitta. In questi momenti di silenzio fai così? Fai finta di guardare una cosa, te la rileggi, lo appoggi e dopo raga, la fai. Ma fossero 100 domande, 50, 30, ma anche 10, ma una! Se tu dall'esterno dovessi descrivere Gennaro, come lo descrivesti? Ma te la devi scrivere una domanda del genere? Dai, una. Almeno odio queste domande. Ogni tanto devo fare qualche domanda un po' più pesa. Lei è tipo sul limite dell'attacco di panico. È proprio a disagio. Va benissimo, allora non rispondo. Se ne avevo voglia mi rispondi poi un'altra volta. Lui non prende una posizione in tutto quello che fa. Inizia a vedere il martello. Inizia a vedere che comunque lui martella abbastanza. Sì. C'ho un modo per stemperare un pochino il tuo imbarazzo. Riempire versargli, il bicchiere. Esatto, versargli riempire il vino. Il bicchiere. Dai, io che un altro regalo. Beh, una cagatina sarà. Ah, uno scorpione. Che visto che ti piace. Una collana con lo scorpione? Lei è fissata con i segni. Molto. Gesti super carini, però secondo me, cioè io non l'avrei mai fatti se fosse stata lui. Too much comunque in ogni caso. No, più che altro lei magari anche dice per come mi sono comportato fino adesso non mi merito un regalo comunque. Secondo me faceva ridere, non è vero. Ha senso. Lui apriva, ah, uno scorpione! Ah! Non l'avrei mai fatti vedendo come sono io in questo momento. Ha ragione lei, eh. Cioè adesso avverto, sono diventato empatico con lei. In realtà c'è anche un'altra cosa. Ma basta! Vabbè, ma che c***o è Babbo Natale? Le pietre, la Kundalini. Una a te e una a me. Oh mio Dio, no. Ma cos'è, un bracciale? Sì, ma quelli da condividere. Ma che cringe, ma non riuscirei nemmeno io a regalarlo a lui. Cioè, ma che schifo è. Prendi una donna, trattala male. Magari. Sì, lui non, magari. Non ha capito. Per ricordarti sempre... Che gli dai fastidio! Se lei guarderà quel braccialetto, ricorderà le tue domande assillanti. Qui dall'altra parte c'hai una mano che ti aspetta. No, no. Oh! Lei si deve tu gli devi far capire che dall'altra parte ha uno che la manda a fare. Se non vuole, devi fare un po' quello che tira la corda, cavolo. Però io ho paura che lui faccia dei miei piccoli progressi, costruisca cose che non... Adesso lei ha paura, sì, di illuderlo, no, giustamente. No, ma no, perché lei magari si avvicina un attimo, gli tocca il braccio e lui gli va a comprare un gioiello. No. È quello, il ragionamento è quello. Sì. Perché penso che tra me e te ci può essere sempre un qualcosa. Mm-hmm. Qualcosa, cosa? Non ti ha detto niente. Non fare chiedi. No, no, deve interpretare. Mi esplode il nervo vago. Quando uno dice un qualcosa. Qualcosa di che? Poi dopo di che cosa? Ho un déjà vu. Sì, un déjà vu. Sì, se dici cosa. Te vedi in me questo cambiamento dall'inizio, da quando ci conosciamo adesso? Domanda molto semplice. Sì, sempre peggio. Lui è cambiato.
Cambiamento di cosa? Non è cambiato. Di che cosa? E manca un cazzo. Metti i soggetti. No, adesso l'ha messo lui. Ha detto io sono cambiato. L'hai sì, visto il cambiamento della sua persona. Che ma che c***o ne so. È due ore che parla e non dice niente. Ma ha regalato una i braccialetti de quelli fatti dell'amicizia. Ma lui... Disney Channel mi sembra. Lui è no, secondo me lui adesso è andato anche in botta un po'. Cioè si è perso. Si è un po' perso. Che devo fare? Devo piangere sempre? No. Cosa devo fare? Io devo sempre farmi i fatti miei. Non so come affrontarlo. Lui, ok, abbiamo capito il problema da parte sua. Lei? Ah, sì. No, aspetta, lei ha il problema che ha Giulia. Perché è venuta al suo programma? Sì, non diamo tutte. Io odio le persone che guardano altrove. Che press. Mi sto ascoltando le orecchie. Sì, lo so, ma sei... Gli occhi, cioè... Occhi e orecchie sono importanti. Diciamo che servono occhi e orecchie. Io preferisco che lei gli dicesse mi dai fastidio. E spiegagli anche il perché. Esatto. Parlate. Esatto. Lei non dice niente. Ci rimarrà di merda. Però e lui no. Giustamente non capisce dove sbaglia. Ma lui non l'ha capito che gli sta dando no, fastidio. No, non capisce dove sbaglia lui. No. Oh, secondo me, cioè, io credo che... Io e te siamo proprio incompatibili. Oh, ok. Ma preferisco. Cioè, non viaggiamo, siamo proprio su due strade diverse. Su quale strada sei tu? Su quale è lui? Lei dovrebbe dire perché io cerco questo. Esatto. Questo e quest'altro. Parliamone. E tu che sei così, così e cos'ha? Se no, lui non capisce. Lui rimane così e dice. Oh. Perché io ci provo in un modo, in un altro. Io non so dove mettere le mani. Ma lui ci sta provando sempre nello stesso modo, non ha mai cambiato. Per me, se ti vedevo in un bar, ti avrei detto che sei troppo bella per me e ti avrei visto insuperabile. L'ha bevuto tutto lui il vino, mi sa. No, adesso è agitato. Se anche. Ti avessi visto in un bar. Sì, praticamente lui dice: sai che quel discorso gli ha fatto anche quando erano in piscina. Tu sei troppo bella per me, ballevare, ti avrei sempre visto insuperabile. Lui continua a vedere questa cosa qua, che per lui lei è insuperabile. E quindi cerca di fare tutti sti cazzo di gesti che invece di avvicinarsi li si allontana. Sì, ma se più tu me lo fai credere, più io me lo credo. Cioè, ma infatti tutto lui nella sua testa ha creato. Ha fatto tutto lui. Invece io vado alla ricerca proprio di una persona decisa che dice: com'è bella quella c***o di ragazza, mi ci avvicino e se ne frega. E ha ragione. Cioè, capito il tono diverso. Ma c'è ragione. Ma aspettate, io lui non gli do la colpa. È un modo di essere. No, certo. No, non ha colpa. C'è anche da dire che la maggior parte delle persone, facendo così, ti ritroverai sempre in una situazione un po'. Io sono stato così. Ti ritrovi molte volte che sei talmente pieno di delusioni, rifiuti, delusioni. Sì, inizi a pensare che quella sia il tuo standard, la tua situazione. Che non vale un c***o. Ma a lui è successa questa cosa qua. Perché a lui è successa anche con la sua ex ragazza. La questione è che semplicemente ci devi provare. Sì, ma cioè, per provarci ci vogliono anche presupposti. Da parte mia, in questo momento io non li trovo. Giusto. Ma perché ormai è troppo tardi. Ha capito come sei fatto così e boh. Non puoi cambiare da oggi a domani. Lui stasera doveva fare qualsiasi cosa lungo. Tranne quello che ha fatto. Qualsiasi cosa tranne arrivare lì con dei regali. Sì. Che ci sono sempre comunque quando vuoi. Gennaro non capisce un c***o. Però adesso lei è stata veramente chiara. Sì, dai, raga. No, ma cioè, gliel'ha detto, ho capito bene la situazione perché cioè, mi spiace per lui, c***o, però perché si vede che non è che lo fa con no, non è cattivo. No, non è niente. Tutt'altro. È un bravissimo ragazzo. Tutt'altro. E lui si vede che è un bravo ragazzo che ha voglia di innamorarsi e trovare l'amore. Accanto non voglio una persona così, io voglio una persona decisa e sicura. Secondo me lui non è così. Ci sta che lo pensi. Posso andare a fare il di esperto non andava bene che lo pensassi il primo giorno che vi siete conosciuti. Sì, lei è partita già con questa cosa e lei ha sbagliato lì, poi magari poi che abbia giusto che abbia indovinato è un altro discorso, però diciamo che lei è partita già con una montagna davanti. Ma sicuramente però se lei parte con la montagna davanti e poi ti trovi no ovvio uno che è l'opposto di come di quello che cerchi, che mica ti sta addosso, io mi sarei rotto il pure, cioè sincero. Andiamo a vedere una cosa, dai. Dai. No. Niente, lui non ce la fa, lui non capisce, non comprende che deve smetterlo. Poverino però, mi spiace. È disagiante. No, mi spiace perché è brutto dire le ho vissute queste situazioni. Gli dà fastidio che il pensiero della convivenza, gli dà fastidio tutto. Cioè io dico ma che ci sto a fare qua? Ha anche ragione su questo, il problema è che non ho sentito una frase del tipo ma dov'è che io sto sbagliando? Lui si rende conto, ha promesso a se stesso di non ricadere nelle dinamiche del passato, di fatto però non riesce. Palese. Perché a causa della sua insicurezza esagera negli atteggiamenti verso di lei. Ok. Questo non permette a Simona di aprirsi, anzi, invece di rispettare tempistiche e spazi,
incalza. Sovraccarica, è vero. Perfetto, proprio così. Come gettare la benzina sul fuoco. È come una palla di neve che continua a rotolare e si ingrandisce sempre di più. Analisi perfetta. Mitico. Beh, ha detto a parole un po' più belle quello che abbiamo detto noi. Siamo bravi, raga, comunque. Siamo proprio bravini. Questo è il nostro programma, comunque. Cavolo. Certo, quello che dicevo prima, probabilmente lui ha avuto talmente tante delusioni che l'hanno reso insicuro, poi magari di carattere anche insicuro. Adesso sono tutte supposizioni, poi che cazzo ne so, io commento quello ma che ho detto. Certo. No, però possiamo dire che quella discussione che c'era stata con Favaretto al telefono aveva parlato di questa esperienza, quindi sotto quel punto di vista sappiamo che c'ho già un background dove è andato. Insicuro più cadi continuamente nel tranello. Io bisogna andare a casa. Star da te sola, tranquilla. E poi ci sono loro. La coppia di amici in vacanza. Comunicazione, divertimento, risate, ma a volte i nostri silenzi, però comunque è andato tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Boh, a post. Io sono pronta. Per tornare a casa. Via, fuma canduma. Sono pronto per tornare a casa. In un minuto ha detto 10 volte che non vedo l'ora di andare a casa. Se rientro a casa ci sarà un momento di relax. Vi prego, fate venire lui a bussoleno. Voglio vedere lui in via traforo, vi prego. Un po' di basso, un po' di alto, poi una discesa. La parte alta quando c'è stata? Esatto, quando c'è stata. Quella sera, solo quella sera lì. Si torna a casa, un pochino di relax sia da parte mia che da parte sua. Rivedendo i propri cari, rivedendo i propri luoghi. Oh, occhio, potrebbe esserci una situazione strana. Di solito va sempre meglio il viaggio di nozze, la convivenza rovina tutto. Magari mostra in alta. No. Possibile. Subito. No, ti ho portato un regalo. Anche lui con i regali. Però che vedi, vomito. Questa è una situazione diversa. Poi non ha preso un bracciale, credo. Spero che questa... non sia grosso così. Il problema di questa coppia, ti dico, è il fatto che lui si sia sposato un po' troppo. Cioè abbiamo quelli che sono arrivati a questo esperimento che non erano pronti. E lui è partito che è sposato, lui è basta. Lui è nato sposato. Sì. Però mi devo cambiare. Cos'è? Un cosplay? Bellissimi! Ah, dei roller. Belli! Adesso lei si spezza un ginocchio. Ma perché? Oh, no. Ecco, io faccio questo. Ma l'hai visto il ginocchio come si è piegato? Madonna, è caduto. Che gli ho buttato. Fermami qui! Oh, madonna, ma che botte prende! E condividiamo tante cose, quindi anche adesso siamo... tornati nelle nostre vite, nella quotidianità. Questo tramonto è più bello di quello nel deserto. Sì, ha voglia. Le altre due coppie sono appena rientrate dall'Egitto. Atterrate di sera, passeranno la notte in un hotel di Milano. E che hotel? Niente, back to reality. Vedi che è anche tranquilla e serena. Il problema era lui, cioè. Niente, adesso non ci siamo ancora sentiti, io e Giulia, da quando siamo tornati. E da quando siamo tornati non l'ho più sentito e non ho più sue notizie. Però vabbè. Come vabbè? Sono così. Sposati. Però va bene così, cioè. Ma come? Mario Avis. Attenzione. Cazzata bestia, Mario. Ha invitato Matteo e Irene a prendersi insieme un aperitivo e fare il punto della situazione. Vi prego, voglio il punto della situazione degli altri. Sì, ma appunto, cioè, tra le tre coppie, questa è l'ultima con cui devi fare il punto. Ti guardi più lei che me, quindi vuol dire che proprio sei rapito. Io avrei guardato solo Marione. Ma per forza. Scusami, amore, ma... Vabbè, ma... Marione e Marione. Lui rientra in quelle persone. Sì, lui rientra in quelle cinque. Sta, sì. Natalie Portman, Mario Abyss, cioè sono tutte di quel livello là. Come vanno gli altri? Sappiamo che non sta andando benissimo. Mattia e Giulia hanno avuto dei problemi. Quindi si messaggiano, si sentono. Sì. Legati all'attrazione, secondo te? Sì, soprattutto da parte di Giulia. Cioè, credo che Mattia sarebbe stato un po' più aperto se avesse visto un'apertura. Matti è forse fin troppo aperto. Non parliamo di apertura con Mattia, è meglio. Tornati dal viaggio di nozze, le due coppie si sono ritrovate a condividere l'hotel e c'è stato un episodio un po' poco carino. Si sono trovati a parlare tutti e quattro. Cosa? A Milano nell'hotel quando sono tornati, erano tutte quattro lì. Oddio, Giulia con Gennaro. È la volta buona che impazzisco. Chiamo io il sindaco, mi faccio fare TSO, mi faccio fare. Giusto così. La moglie di Mattia ha fatto delle uscite poco carine nei confronti del marito. Lui ci ha poi raccontato la sua versione. Giulia ha sparlato di Mattia. Aia. Andiamo sul concreto, tra virgolette. Ma Mattia aveva fatto. Ma guarda Abis come si. Meno male che c'è Abis. Perché... Vai Abis, tira fuori tutte le perle. Voglio sapere. Mattia aveva fatto un commento alla moglie su come era vestita e lei ha risposto. Ma io non lo so come ti vesti, neanche ti guardo. Poi ha fatto un discorso sul fatto che i soldi comprino l'amore. Che? Cioè lei ha fatto un discorso sui soldi.
Quando ha sentito queste cose nei suoi confronti ha proprio chiuso. Su questo gruppo in cui c'eravamo i tre sposi più la moglie di Gennaro, ha scritto che stava organizzando la festa di divorzio. Che grande. All'Etiope. Voglio andarci. Un gruppo in cui ci siamo. Ma che ci fa la moglie noi di Gennaro? Noi tre sposi più la moglie di Gennaro, quindi Simona. Che c***o c'entra lì? Perché Gennaro l'ha fatto entrare nel gruppo anche. Talmente sottone Gennaro che la mette nel gruppo. Ragazzi, faccio entrare mia moglie nel gruppo. Non voglio farla sentire senza... Mia moglie si sta truccando per essere bella. Perché ecco. Quindi lei sta andando da lui. Lei sta andando da lei. È lui che sta andando da lei. Sì. Ok, lui sta andando da lei. Insieme vanno da lei. Esatto. Vanno tutti a Napoli. Spaghetti a vongole. Il fatto di portare Matteo a conoscere questo mondo è un elemento di grande forza costruttiva. Sì raga, ma che papà top player. Numero uno. Ora è il momento di rincontrarsi. Lei va da lui. Io voglio un chiarimento perché voglio capire che cos'è che ho fatto di così orribile che dopo una settimana di un viaggio di nozze tu decidi che organizzi una festa di divorzio. Ah ok, quindi lei è venuta a sapere di questo messaggio. Beh, gli avrà detto Simona. Aspetta. Che è nel gruppo. Ma devi tu col cestone. Portaggi. Un cesto? Questo è un regalo, non il bracciale. Stai tranquillo, rilassato, non pensare a niente, non fare niente. E poi ovviamente vi vedo lei e sembra... Quasi mi è sembrato il giorno del matrimonio. Ha già esagerato. Pazzesco. Però aspetta. Una frase ha detto già esagerato. Per adesso l'ha detto a noi. L'importante è che non lo dica lei. Sto cercando veramente di proiettare la cosa con leggerezza. Allora, hai dovuto fare prima, però comunque... Lei ha capito, dobbiamo arrivare in fondo. Arriviamoci con sorriso. Esatto, perché intanto sarà no. Però almeno non arrivo stressato. E lui adesso dirà, ho qualcosa per te. No, ti prego. Ti ho intestato una casa. Sì, cioè, sono in tempo a vivere questa cosa... con serenità o quantomeno provarci. No, oddio, lui ci crede. Ha avuto quel sospiro, oddio, è fatta, guarda. Gennaro, guarda prego, il sospiro di non Gennaro. Non dire niente, Gennaro, ti prego. Raga, il sospiro di Gennaro. Dio, sta succedendo veramente. È fatta. Mi sono domandato un paio di volte se ero sposata perché non ho avuto tue notizie. Rispetto per il flipper che ci saranno contentissimi. Non l'ho vissuta bene questa cosa. Dire la verità ad una persona al posto di scrivere su un gruppo di cui io non faccio parte. Tutto messo, ma in teoria il gruppo lì potevi esserci anche tu. Ma che senso? Cioè loro è stato chiesto chi vuole partecipare al gruppo viene inserito, magari è andata così. Sì, ma tu vedi che le persone che ci sono in un gruppo. E lei avrà detto non mi interessa. Sì, incredibile. Lei sta veramente calando l'asso dalla manica. Però lei perché sta passando dalla parte della ragione. No, per me non ci riuscirà comunque. No, però vabbè. Non ha detto una cazzata. Ha detto sai qualcosa su di me, lo dice a me invece che scriverlo nel gruppo. Sì, però, questa è una cosa reale. Perché lei comunque deve venire fuori sputtanamento di lei però. Ma un po' come la questione del contatto fisico. Come io ti ho detto, non voglio più contatto fisico, tu ti sei messo le mani in tasca e non hai più fatto nulla. Cosa devo fare? Tu mi dici, io non voglio contatto fisico, io rispetto quello che hai detto. Dal momento in cui tu mi dici che non vuoi contatto fisico, secondo me poi devi essere tu ad avvicinarti a me. A farmi capire che è cambiato qualcosa. No, ma vedete che torna al discorso di prima. La gente non si mette nei panni degli altri. No. Tu capisci dagli abbracci, allora se tu vedi che io non te lo do, stimolami a darti un abbraccio. Ma hai detto che non sei romantica, quindi anche se io ti dessi qualcosa per far sì che ti scaturisse un abbraccio, non ti andrebbe comunque bene. No vabbè raga. Tu hai detto che odi tutto, no. Tutto quello che può esserci nel mondo lo odi. Ma cosa c'è? Non c'è modo. Oh no, è tornato a parlare con la pianta. Sì è quel momento. Bello le ginocchia che... Sì si muovono. Anche da dietro abbiamo capito cosa ha detto comunque, pazzesco . Sei molto espressivo da dietro. Io hai capito qua di tutto, c'è capito. Sei proprio italiano. E non si può dire. Di fatto. Magari c'è un risvolto. Dove? Non lo so. Facciamola finire di parlare. Dove? Pinocchietti! Porca puttana! Facciamola finire di parlare. Poi parlavamo dei tuoi vestiti. Io ti ho detto ti vesti sempre bene. La tua uscita qual è stata? Hai detto semplicemente non t'ho manco mai guardato. Tanto non ti vesti sempre uguale. L'hai detto. Con lo sguardo lì sembrava proprio colpevole. Ma poi è gratuito. Cioè, se è avvenuta così, è veramente gratuito. Dall'espressione che ha fatto lei adesso. Ma sì, ha detto. È successo così. Hai detto: ah, tanto quei soldi puoi comprare tutto quello che vuoi. L'amore e la salute. L'ho detta con Simona perché io e lei facciamo le cretine. Ti ha risposto: l'amore non lo compri quei soldi. Io mi sono messa a ridere, che come parlo io. Io non commento nemmeno, si commenta da solo. Ma secondo te io me ne esco dal giorno alla notte? Sì.
Ah, ragionavo. La verità è che io a te non ti sono proprio mai piaciuta minimamente. Ah, perché lui a te sì. Ma infatti qual è il problema quindi? Ma hai detto più di una volta che sono immaturo. Sì. Per i miei tatuaggi, perché faccio la faccia con la lingua no, di fuori. No, tu hai proprio travasato. Travasato. Cosa fa le pozioni? Cosa travasato? Tu hai proprio travasato. Travasato. Ma sono le pinte. Però non abbiamo capito cosa intende lei. Magari è successo questo. No. Lui ha proprio travasato. Per me un uomo può avere tutti i tatuaggi. E dimmi perché sono immaturo. Ma perché lo dimostri? In che cosa, cara Giulia? Fa ste battute ridicole. Tu un giorno mi hai chiesto, per te che cos'è un uomo maturo? E tu hai detto una persona che si sa comportare, sa dove è il limite delle cose. Cioè lei dice che lui è immaturo per le battute che fa? Il fatto del contatto fisico, l'hai detto? Che hai psicologi e tutto? Ecco, una cosa che io ho messo. Non credi che se forse non omettevi questo, forse tu avevi un'altra persona davanti? Oh, attenzione però, eh. Lui qua sta dicendo, hai mentito quando hai fatto il casting. Ora io mi trovo in questa situazione, per colpa tua che hai mentito, perché non ci avrebbero mai messo insieme. Eh sì. Perché io quando vedo una persona che ha il contatto fisico con me, io la taglio fuori direttamente, perché non è una cosa che mi piace. Però poi ti aspetti che io provi lo stesso ad avere un contatto fisico con te dopo che te ne esci con queste cose. No, ma stiamo finendo in una cosa sempre più assurda. È il fottuto Shutter Island, no. Porca... Non credi che se lo dicevi fin dall'inizio? Ma può darsi, ma se io non ho minimamente pensato a questa cosa. Un'altra persona. Ma come fai a non pensarci? No, vedi, cioè, ma come fai? Ma come fai a non pensare? Poi c'è Nada, sicuramente sarà uscita questa cosa qua. È una sessuola, vuoi che non parliamo dell'aspetto fisico delle situazioni. Dai. Cioè lei neanche un abbraccio con una persona. Cioè non è una cosa che ometti così perché no, ti dimentichi. Perché non mangi le verdure o che cazzo ne so. Ma cosa volevi? Ma che ti venivo a limonare e ti no, saltavo non addosso? È, non cioè è, ma io non riesco a capire. Quello. Io non faccio così con nessuno. Vabbè. Ridi, meno male che tu ridi sempre. Però ha ragione a ridere, perché non stai proprio capendo niente di quello che ti dicono. Cioè tu stai attaccando a macchinetta perché non sai a che cosa attaccarti. È totalmente diversa dalle altre risate questa. Si vede proprio che è una risata di nervoso la sua. Lui ha palesemente detto ha fatto un discorso. Sì, e sì. Lei ha decisamente tutt'altro. Cambiato strada perché non sa più a che cosa appigliarsi. Sicuramente mi piacerebbe continuare a mettermi in gioco. Appunto abbiamo detto più volte della crescita personale, di queste cose. Sì, ma se nemmeno ascolti quello che ti sto dicendo e parli dei cavolacci tuoi. Ma poi mettersi in gioco, non... come si sta mettendo in gioco? No, no. Manca col saluto. Questo dai, è proprio sentito. Madonna, no. Mi è meritata questa. Deve andare giù, deve ruzzolare. Perché questa la minchia l'ha proprio colpito. Si vede, si vede. È la mano, raga, è la mano. È ricaduta. È risalita. Eccolo lì. Guarda che perfezione. Il logo di Amazon. Triste perché è giusto che siamo lì. La cosa che mi dicono sempre tutti, no? Che io mi faccio conoscere per quella che non sono. Poi quando la gente mi conosce bene. Il problema di questo sacchetto è che comunque senti. Che perché non ti sei fatta vedere per quello che sei? Così nella vita faccio sempre. Visto che dovevo andare oltre i miei limiti. Ma è facile dirlo, ma non è facile farlo. Lei sta facendo un mea culpa però. Ora sì. Convinto al 100% non lo sono. Che pazienza, Mattia. Sei l'uomo più paziente del mondo. Mamma mia. Io adesso te l'ho detto, non sono convinto. Finché non sono convinto non ti dico sì, proviamoci. Va bene. Possiamo parlare con un esperto. Posso parlare con un esperto, non c'è problema. Sì, vi prego. Madonna, vedo lei la prossima puntata. Scoppiettante sta stagione. Ma che c***o capite voi? Noiosa. Questa è l'apoteosi del delirio. Vero. Forza. Ciao, vieni. Vabbè. Ma dopo tutto quello che è stato detto, che cazzo è sta scena? Ma dai. Cosa sta succedendo? Mai visto così. Siamo arrivati a un livello superiore. Che pacco comunque. Che pacco questa coppia. Lei, questo è un passo che lei fa verso di lui, Matt. Non hai visto l'espressione di Mattia sull'abbraccio? Ha sentito una vibrazione. Non lo so, io ormai non credo più a niente di quello che fa e dice, perché adesso fa così, tra 5 minuti fa così. Non so più cosa fare per esorcizzare questo momento. Che carino. Questa è la classica cosa della notte del... Sì. Che torni a casa dopo la serata. A casa dopo la serata da folle. Mi ha abbracciato, boh. Non lo so. Probabilmente abbiamo travasato. Abbiamo travasato tutto. Non l'hai mai fatto prima, lo fai adesso dopo che abbiamo discusso. Diglielo Matti, diglielo. Ma siamo confusi noi qua, immaginate lui che la sta vivendo la cosa. Gennaro ha aperto il suo cuore e la sua casa.
ma non aveva ancora aperto invece il biglietto. Attenzione, abbiamo una lettera. Ciao Gennaro. Oh, lei ha... Poche righe per scusarmi. Questa esperienza per me è stata più complicata che credevo. Ma bellissimo. Scusarmi tra virgolette. Sono sicura che anche tu hai avuto questa sensazione, forse è giusto così. D'altra parte però voglio essere sincera nel dirti che, essendo una situazione al limite della normalità, io pretendevo che fosse impeccabile, che tutto fosse perfetto. Forse la perfezione non esiste, io mi sono impegnata e ho cercato di vedere oltre. Sarò presuntuosa, ma a oggi ti dico che la persona che deve stare al mio fianco deve essere come dico io. Ciao Gennaro. Ho perso tempo per niente. Ho fatto anche la voce un po' così enfatizzata. Ma noi ovviamente metteremo la tua parte. Sì, mettiamo la tua perché tanto Gennaro. Mi sa che scusate se è a casa con questa voce un po' così impostata da fake doppiatore. Vi ho fatto bagnare, ma sti cazzi. Comunque in chat dicono anche che sembri quei cani con le orecchie lunghe. Sì, sembra un po' un cocker. Sì, un cocker più che un cocker. Sembra un cock di un cocker. Cock di un cocker. Come un dettaglio può cambiare il punto di vista. Cioè, sei un coglione che sembra un cocker trapper. Voglio essere sincera nel dirti che, essendo una situazione al limite della normalità, ai confini della realtà. Questo programma è ai confini della realtà. Io mi sono impegnata ed ho cercato di vedere oltre. Sarò presuntuosa. No, ma lei è lì. No. Sì. Secondo me lui se la immagina. Non è mai successo. Cioè, lui non sta partecipando. No. Raga, ma lei è lì. Scocchiamo. Lei non è lì. Lui sta immaginando. Lei non esiste in realtà. È tutto frutto della sua immaginazione. Lui in realtà è solo andato da uno psicologo. Tanto sì, Hitchcock era dietro di loro. Oh! Occhio, plot twistone. Un abbraccio, non troppo. E vedi che è lì. Ah, è lì, vedi che c'è. Ci sono rimasto un po' male. Diciamo che se magari avevo una vaga idea di magari provarci in qualche modo. Ma perché avevi una vaga idea di provarci in qualche ma modo? Io veramente. Ma in base a che cosa, Gennaro, avevi un'idea di provarci in qualche modo? Quel cesto regalo lo ha confuso. Non ha capito più niente quando è entrata col cesto. Gennaro, ma Ma cosa si deve fare per dire no a una persona? Oltre a dirgli no, cosa gli puoi dire per fargli capire che è no? Io voglio prendere Gennaro per le orecchie, guardarlo e dirgli: Gennaro, basta. No. Forse adesso ha capito. Non lo so, lui. Non lo so. Io, comunque, è snervante sta stagione. Ho mille pensieri. Lo dice Luca. È diventato cieco per vedere sta trasmissione. Santo, ci mandate al manico. Io non lo voglio più guardare sto programma. Finirò in clinica. Il desiderio di provarci un pochino è un po' calato, ma non vuol dire che ci riprovi. Con calma. Ancora? No, vabbè, pazzesco. Io me ne vado. Magari succede qualcosa che è inaspettato sia da parte mia che da parte sua. Vabbè, che deve dire? Ormai dobbiamo andare fino alla fine. Magari accade qualcosa. Lui è la speranza, è l'ultimo a morire. Lui è come cosa? Vabbè, ma vincerà. Ti posso chiamare? Ma quindi ti chiamo stasera? Mamma mia. Quindi ti richiamo. Interpreta come se fosse... Wow, ecco, vedi che la mia strategia sta funzionando, quando in realtà quello è stato un piccolo gesto. Fava, diglielo. Non sa come dire, neanche lui non sa come dire. Non ha più parole neanche Fava. Perché? Facciamo che nessuno parla più con Gennaro, perché tanto ormai... Ci sono da usare le parolacce. No, povero Gennaro. Ma non per Gennaro, per sto programma. Sto impazzendo quest'anno. Per il contatto fisico che Nada mi ha spiegato che questo qua non si pone. Se uno mi dice che non si pone questo fatto, tu mi dici il contrario, qualcosa non mi combacia. Ma hai travasato, Matteo. Chi è che? Chi è quello? È Gennaro. Cosa sta provando a fare? A cambiare se stesso? Si è fatto biondo. Raga, vi prego, trovate, cioè, mi date un termine per definire cosa ho guardato. Perché io veramente sto dando di matto. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... 25 agosto. Occhio, sei innamorata, eh?